Salone degli specchi, gremito qui a Palazzo di Città per la conferenza stampa del sindaco e non sono tutti giornalisti, ma c'è grande attenzione e soprattutto qualcuno si attendeva magari le dimissioni del sindaco che non arrivano, anzi. E nelle sue comunicazioni ai giornalisti il sindaco riafferma che il lavoro va avanti, non ci saranno azzeramenti di giunta almeno per ora, va avanti la verifica, che resta aperto al dialogo con le forze politiche, quelle che lo hanno sostenuto, che da oggi pomeriggio si lavorerà con gli uffici preposti per il bilancio che andrà in consiglio la settimana prossima. Circondato dai suoi fedelissimi, il sindaco si mostra sicuro. Così risponde a una nostra precisa domanda. Ma questo Partito Democratico che si divide tra circoli che dicono una cosa, come la pensa lei? Anche questo è stato, come dire, oggetto delle strumentalizzazioni di questi giorni a proposito di Renzi. È vero che quello è il partito, quindi non solo Renzi, dei decreti IVA, ma è anche vero che è il grande partito che in questi anni ha virato sulla decarbonizzazione. Io spero ancora che per quello che sta esprimendo di importante in questa città il Partito Democratico voglia, ripeto, dirci come con responsabilità si fanno le cose, dirci che esigenze ha. Io ricordo che oggi il Partito Democratico ha 3 assessori in giunta, con deleghe pesanti, urbanistica, bilancio, sviluppo economico, al vice sindaco, alla presidenza di una società partecipata, la più grande che abbiamo, stiamo tentando con fatica di riformare, cioè non è un soggetto che non sta da protagonista nei processi. Quindi quando qualche circolo critica l'operato dell'amministrazione, ed è una cosa anche legittima, e in realtà sta criticando i suoi componenti che sono a lavoro.